La granita alle mandorle, ragazzi, guardate che cremosità! Questa è la più buona che avete mai assaggiato. Prendo 200 g di mandorle e le metto in una pentola con dell'acqua. Ora mi sposto ai fornelli e faccio bollire le mandorle per circa 2 minuti dal bollore. Faccio questo procedimento per poter rimuovere facilmente la pellicina. Perfetto, sono passati 2 minuti e quindi adesso andiamo a scolare le mandorle. Passiamo anche un getto di acqua fredda sulle mandorle, guardate come si sferano facilmente. E ora andiamo a rimuovere la pellicina a tutte le mandorle. E dopo aver sbucciato le mandorle, le metto in un frullatore. Diana, cosa ci stai preparando oggi? Qualcosa di super fresco che piace a tutti. Ora aggiungo 600 g di acqua, chiudo e frullo il tutto. Secondo me ci siamo, andiamo a vedere. Ecco qui, dobbiamo ottenere un composto molto omogeneo come questo, quindi tutte le mandorle devono essere perfettamente frullate. Mi raccomando, usate un frullatore potente. Ora prendiamo una ciotola, uno scolapasta, lo mettiamo all'interno della ciotola e poi io per facilitarmi utilizzerò questo sacchetto per bevande vegetali per filtrare il nostro latte di mandorle. Voi potete tranquillamente usare anche un canovaccio, basta che sia pulito e ovviamente che non sappia di detersivo. Quindi verso tutto nel sacchetto e in questo modo filtriamo perfettamente il nostro latte di mandorle. Direi che ci siamo, abbiamo strizzato il più possibile, ovviamente le mandorle rimaste all'interno, quindi la polpa, non buttatela, mi raccomando, perché potete usarla o nelle polpette o per fare delle torte, dei biscotti, insomma, si può usare in tanti modi. Quindi la mettiamo da parte. Ora metto il latte di mandorle in una pentola. Ora aggiungo anche 70 g di zucchero e poi infine aggiungo anche dell'aroma di mandorle. Questo ci permetterà di ottenere proprio quel tipico sapore di mandorla. Diamo una mescolata. Sai che non vedo l'ora, Diana. Anche io, c'è già un profumo buonissimo. Io adoro le mandorle, ragazzi. Adesso ci spostiamo di nuovo ai fornelli, quindi accendiamo e quando avrà raggiunto il bollore lo lasciamo bollire per circa 5-6 minuti. Ecco qui, ci siamo, sono passati circa 6 minuti, quindi spegniamo. Come vedete, il composto si è anche addensato un po', quindi è perfetto. Adesso lo mettiamo da parte e lo facciamo intiepidire. C'è un profumo di mandorle, Diana. Buonissimo. E quando il composto è diventato tiepido, Guardate qua che consistenza, ragazzi. cremosissimo tra l'altro, Wow. lo versiamo nel contenitore di vetro. Beh, Diana, ora credo di aver capito che cosa stai preparando, perché ormai ne abbiamo fatte tantissime e non potevamo non fare questa qua alle mandorle. Quindi, ragazzi, questa sarà una granita alle mandorle con i fiocchi. Spettacolare. Ora chiudo con il coperchio e metto nel congelatore per almeno 6 ore oppure anche tutta la notte. Ragazzi, mentre aspettiamo, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo, mi raccomando. Il vostro supporto per noi è importantissimo ed è ciò che ci permette di continuare a fare ciò che facciamo e condividere tutte queste bontà con voi. Inoltre vi ricordo che ci siamo anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio. Mi raccomando, seguiteci anche lì. Prendiamo la nostra granita dal congelatore e vediamo un attimo come si presenta. Ovviamente è un blocco di ghiaccio ed è perfetta così. Adesso il mio consiglio è di lasciarla a temperatura ambiente almeno 10-15 minuti, così possiamo staccarla facilmente dal contenitore. Dopodiché con il coltello possiamo spezzettarla. Facciamo questo passaggio semplicemente perché poi dobbiamo inserire tutto nel frullatore. Quindi ci siamo, prendiamo il nostro frullatore, chiudo e frulliamo. Andiamo a vedere come si presenta. Allora, è ancora un po' granulosa, ma è normalissimo perché i cristalli di ghiaccio devono ancora sciogliersi per poi poter donare quella bellissima consistenza cremosa. Quindi continuiamo a frullare. Andiamo a vedere. Mamma mia! Wow, ragazzi, guardate qua! Mamma No! mia! Andiamo subito a riempire il nostro bicchiere.
perché questa va assaggiata subito. Ma ragazzi, qual è il vostro gusto preferito? Mandorle, caffè, fragola, limone? Fateci sapere qui sotto nei commenti, siamo curiosissimi. Che spettacolo, Diana, cremosissima. Guarda che meraviglia, cioè incredibile, ragazzi. Wow. Avete visto quanto è facile? Potete farla tutti, tutti, tutti. Mettiamo anche due mandorle. Cioè, ragazzi, guardate, guardate che spettacolo. Diana, sei pronta per assaggiarla? No, perché qui bisogna essere pronti ad assaggiare. Prontissimissimo. Vediamo un po'. Guardate che cremosità, ragazzi. Cioè, proprio senza parole. Com'è, Diana? È qualcosa di divino. Divino, è incredibile. Non ho parole. Wow. Provatela, ragazzi. Mamma mia.